Cominciamo le nostre interviste con il magico Bagnoli. L'Inter è qui ospite da me a Bar Sport. Sì. Beh, insomma, non direi proprio più utilistica e bella, perché ieri abbiamo anche fatto una buona gara. Più utilistica. Utilistica, l'ha ripetuto, è anche abbastanza bella. La sorpresa è stato questo schieramento a zona, quando l'avete saputo voi? Schieramento a zona nostro? Ma noi giochiamo sempre così, non è che è dall'inizio dell'anno che giochiamo così. E nessuno se ne è accorto, Balzarini non lo sapeva. Bagnoli e la zona, oggi è stato un connubio perfetto. No, io non parlerei di Bagnoli e zona. No, No. Anche se mi dà fastidio parlare di zona e uomo, ma non è che sia zona. Ah, Bergo dice che giocano a zona, Bagnoli no. C'è chiarezza nelle file nerazzurre. Uno di questi elementi che non usa la sciavola è Roby Baggio, ma il nome lo sappiamo. Allora su Roberto è stata una lancia di fatica. Forse è opportuno spezzare una lancia di fatica su Roberto, solo su Roberto. Spezziamola allora questa lancia di fatica. Ho sentito che aveva fatto gol subito dopo ancora Battistuta e stavo gioiendo e poi è arrivato Riprendiamo la linea per tornare ai nostri collegamenti del dopo partita e mi sembra di vedere da Pescara Marco Francioso e un po' d'aria di Francia da quelle parti, oltre che nel cognome di Marco. Scusa, ti sento molto male. Ecco, comunque... Massara, se non sbaglio, ha origini francesi, no? No, ho Bivi. Hai Bivi, scusa, ho sbagliato nome. Ci assomigliamo. Sono completamente diversi. In questo momento che Meridoni è pronto dallo stadio Meazza di Milano. Pronto Meridoni? Sì. Meridoni? Ah, Meridoni, ti vedo, ma non ti sento. E per forza, non parla. Spero che tutto sia portato... Ma chi è quello di fianco? Il fratello di Meridoni? Ecco, giusto. Adesso ti sento. Sta parlando. Certo. Ecco, benissimo. Vabbè, a me è andato. Dico, il campionato ha preso una boccata di ossigeno, mi sembra. Sì. Era quasi necessario, vorrei dire. In realtà il Torino ha vinto perché ha saputo intelligentemente la partita. Ha pareggiato, Meridoni! Non ha fatto 0-0. Vabbè, facciamo io devo un momentino fare una pausa, voi vi riscaldate puntualmente quando io devo fare una pausa, sicché sono costretto Stava lì che parlava da 20 minuti a dire cose senza senso. Ecco, te la tieni in canna la domanda. Io però una cosa brevemente da Giovanni Trapattoni vorrei sapere. Scusa Mughini, ho capito in ritardo. Se c'è uno che dice cose senza senso sei tu. Nel calcio sei te, perché non capisco in questa trasmissione. Finalmente è tornato l'appello di una volta. È tornato un pollaio. Trasmissione comica di una volta. Sono raccomandato. Penso proprio di sì. Mi fate fare una domanda a Trapattoni? Grazie. Certo. E ora vediamo se il processo è quello di sempre. A partite scarse. Vladimiro, c'è Filippo che vuole, ma un giocatore che segue parla, il gol che abbiamo visto segnare a Napoli. Biscari si fa i fatti suoi. Vladimiro, vediamo se è d'accordo. Grazie, premesso questo, fammi concludere. Sì. Tu hai Aldo, mi inviti e poi hai sempre il pregio di interrompere. Sì, ma devo parlare degli sono etivi. Migliori botta risposta che monologa, capito? Per la televisione. Adesso Biscardi insegna la TV. Volevo fare un'osservazione. Possono realizzare a Caminiti se mi ascolti. Ma chi vuole? Non sente nessuno. Non mi ascolta. Gianni Romeo. Continua Caminiti. Caminiti, mi scusi, credo che il tandem bisognerà aspettare un po' per vederlo, perché dovrà fare un po' di anticamera Baggio prima di tornare nella squadra. Senta, lei non so da quale recesso di competenza del calcio arriva. Lei è un cafone. Perfettamente ragione. Un'osservazione. Dire che il processo è rimasto quello di sempre. È difficile che cambi d'altronde. Box. Questa sera a Verbania si disputa l'Europeo dei pesi medi. Sì. Patrizio Sumbu Calambai alla sua non più venerante età di 36 anni, è morto, non l'hanno avvisato. Non più venerante, ancora più che vecchio. Esatto. Steve Collins, in caso di vittoria, per Sumbu Calambai si aprirebbe nuovamente la strada al titolo mondiale. Sì. E tutte le varie categorie, WBA, WBO e WBC. Sì, e Bim Bum Bam se l'hai dimenticata.